Thank you.
Thank you.
Grazie.
Amharahum. Possiamo lentamente risvegliarci per viaggio. Ripetere mentalmente, ma anche ad alta voce, Om Ha Hum, tre volte. Om Ha Hum. Om Ha Hum. E insieme, Om Mani Padme Hum. 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 Sempre più veloce. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Che i mantra più importanti e più che ha più potere nel buddismo tibetano, ma è universale, è un mantra universale, e il suo significato non letterale ma all'incirca è Om Mani Padme Hum. Io saluto, ringrazio, è un onore, la purezza del fiore di loto che è in me. Voi sapete che il fiore di loto è un fiore bellissimo che però prima di sbocciare nella sua bellezza nasce nel fango. Ed ecco che è un po' rappresentiamo un po' anche, diciamo, l'uscita dal nostro samsara e anche che conteniamo il seme del fiore più bello. Se siete d'accordo, anche perché ci stiamo affumicando, usciamo piano piano in silenzio e andiamo a vedere se c'è la luna ad accoglierci, chissà dov'è. Però andiamo fuori da questo tunnel che ci ha ospitato, lasciamo in questo tunnel tutte le nostre paure, le limitazioni, un attimo solo, le limitazioni. Quello che poi sono i nostri conflitti, per i risultati. Adesso Gucci si metterà la porta. Ok, allora va bene, avete le vostre cose. Allora Gucci passerà prima di. A tu lo possiamo fare alla luna. Va bene? Ok, quando usciamo. Ritorniamo nel nostro cerchio di fuoco per qualche minuto, per un paio di minuti. Facciamo insieme una cosa bellissima di saluto e poi di attenzione.